La sorpresa di Natale di Susanna Ronchi e Elisa De Luigi, edizione Il Castello. Mancano pochi giorni a Natale. In un grazioso villaggio a limitar del bosco c'è una bellissima casetta tutta rosa in cui vive una bambina di nome Sara. A Sara, di tanto in tanto, piace guardare dalla finestra il pupazzo di neve che ha costruito in giardino e di cui va molto fiera. Ma questa mattina Sara nota uno strano coniglio intento a rubare la carota che il pupazzo ha al posto del naso. La bambina, di tutta fretta, si precipita fuori e lo sgrida a gran voce. Fare. Guarda com'è ridotto il mio pupazzo di neve. Il coniglio abbassa le orecchie, mortificato. Mi dispiace, le risponde. Se verrai con me, però, capirai il perché di quello che ho fatto. Il coniglio si chiama Filippo. Prende Sara per mano e la conduce lungo un sentiero che porta al bosco della fantasia, dove lui vive. Vedi, racconta Filippo, io ho sempre desiderato un albero di Natale, ma non ne ho mai avuto uno. E così, quest'anno, ho deciso di crearne uno meraviglioso. Trovato l'albero, l'unica cosa di cui avevo bisogno erano delle decorazioni colorate. Così, quando ho notato i tanti pupazzi di neve con nasi di carota che ci sono nei dintorni, mi sono messo subito al lavoro. Esclama Filippo, fiero, mostrando un albero misero decorato con decine di carote. Ma Sara lo rimprovera. Restituiscile subito a quei poveri pupazzi di neve. La piccola Sara sa di aver fatto la cosa giusta, ma è comunque dispiaciuta. Infatti, Filippo è ora senza albero di Natale. Lo desiderava tanto, poverino. Da parte sua, Filippo ha capito il suo errore e vorrebbe trovare il modo di fare pace con Sara. Sara, ti voglio tanto bene, sussurra ad un tratto Filippo. Anch'io, simpatico pasticcione, risponde Sara con un sorriso. Intanto, la notizia arriva alle orecchie di Babbo Natale, che decide di fare qualcosa per Filippo. Tutti devono essere felici a Natale. Così il caro vecchietto e i suoi aiutanti volano fino al bosco della fantasia. Il giorno dopo, Filippo trova nel salotto di casa l'albero di Natale più bello che abbia mai visto, decorato con tantissime stelline e palline colorate. E non solo, sotto l'albero c'è un pacco con un biglietto. Per Filippo, tanti auguri da Babbo Natale. Filippo, eccitato, apre il pacco. Dentro c'è un'enorme sorpresa. Slurp! Una carota gigante! Dice Filippo, saltando per la gioia. Grazie Babbo Natale, grazie di cuore! Che Natale fantastico! Tutti sono felici, i pupazzi, Filippo e anche Sara, che ha trovato un nuovo dolcissimo amico. Eh sì, Natale è magia. Buon Natale a tutti!